Come potete vedere, è una specialità vera e propria PADI, eppure ho scritto a tutti che il corso è aperto anche in un subacquei, perché sono specialità che prevedono solo teoria e che in realtà riguardano la salvaguardia dell'ambiente, quindi un argomento a 360 gradi che può andare bene anche per chi non va sott'acqua ma ha una passione particolare per il mare. Quello che andiamo a vedere sono l'introduzione e gli obiettivi del corso, quindi in che cosa consiste, che cos'è il Project Aware, visto che è il titolo praticamente dei prossimi webinar, 10 consigli che diamo ai subacquei, ma non solo, in cosa consiste il ripasso delle conoscenze, che è un po' andare a rivedere tutto quello che impariamo in un corso, e come rimanere connessi al mondo della salvaguardia ambientale, e vi dirò anche poi come chi vuole può richiedere il brevetto. Allora, cosa andiamo a vedere stasera? Qual è il nostro obiettivo? Sono 10 consigli per proteggere il pianeta oceano. Vi dicevo, sia principalmente per i subacquei, ma non solo. Vi diamo praticamente una guida, che è un po' anche quella che seguiamo sempre noi, per fare la differenza per la protezione dell'oceano. Come possiamo fare? Beh, un primo passo è il brevetto. Quando chiediamo questo brevetto, ma anche qualsiasi altro brevetto, possiamo chiedere di avere la versione Project Aware, cioè una versione dedicata che invece che il classico standard della PADI ha un'immagine che è stata selezionata, ogni anno ne vengono selezionate diverse. Particolarmente belle, particolarmente legate al tema della salvaguardia ambientale, per cui sul lato, sul dietro del brevetto viene riportata questa immagine. Ci sono altri corsi Project Aware, uno dei prossimi è quello che faremo sabato pomeriggio alle 5, così anche sabato pomeriggio ci passeremo un'oretta insieme e sarà la Coral Reef Conservation. Non fatevi trarre in inganno dal nome. Parla di coral reef, ma cercherò di adattare un pochino il webinar anche alle realtà nostre del Mediterraneo, dove non abbiamo delle vere e proprie barriere coralline, ma abbiamo comunque degli ambienti coralligeni che vanno protetti. Quindi mi raccomando, sabato alle 17. Che cos'è il Project Aware? Il Project Aware è un'organizzazione no profit che si occupa di promuovere la salvaguardia ambientale, principalmente per i subacquei. Ok, è chiaro. Project Aware è un po' nata da una costola di PADI, è stata un'invenzione di PADI. All'inizio, infatti, non era una no profit, era proprio un'appendice di PADI, e poi pian pianino ha preso struttura, ha cominciato a organizzare delle attività che hanno avuto sempre più successo, e così facendo è riuscita a richiedere e ottenere lo status di no profit. Cosa fa nella pratica? È un punto org, chiamiamolo così, per cui se voi andate sul sito projectaware.org trovate tutti dei materiali assolutamente gratuiti a vostra disposizione che potete utilizzare per approfondire la conoscenza che avete di quello che non va nel pianeta oceano. E ogni anno scelgono dei temi che ritengono particolarmente rilevanti per sensibilizzare la popolazione. Mi viene in mente che negli ultimi anni, perché è un problema che non è ancora stato risolto, l'attenzione è focalizzata sulla salvaguardia degli squali e sul cercare di risolvere il problema della pratica di tagliare le pinne agli squali e di abbandonarli ancora vivi sul fondale. Quindi esiste addirittura un corso apposta sulla salvaguardia per gli squali. Però è bello, no, che si possano trovare comunque dei materiali da scaricare e da stampare anche per sensibilizzare le giovani generazioni. Noi, per esempio, quando ci occupiamo del progetto scuole, utilizziamo i materiali del Project Aware per fare le lezioni nelle scuole, per portare dei poster, dei flyer che i ragazzi possano tenere appesi in classe, portare a casa i genitori, perché diciamo
Il concetto fondamentale è che più si formano le persone su un argomento, e più è facile che poi riusciamo a ottenere un risultato. La filosofia di Project Aware è una ferma convinzione che prima o poi si riuscirà a non dover più proteggere l'oceano, perché saremo arrivati a un grado tale di consapevolezza che non sarà più necessario imporre delle regole per non inquinarlo e non rovinarlo. È lontanuccio come obiettivo, come traguardo, però ci possiamo arrivare. Ok? Quindi questo è quello che fondamentalmente fa il Project Aware. Essendo una no profit, ovviamente ha bisogno di fondi. PADI la supporta in ogni maniera, tant'è vero che il logo del Project Aware lo trovate praticamente in tutti i prodotti PADI, e PADI dà la possibilità per qualsiasi brevetto di richiedere la versione Aware. Per richiedere la versione Aware va fatta una donazione proprio a Project Aware, alla no profit, in modo tale da garantire un flusso di donazioni a questa associazione. Vedete che le grafiche sono anche estremamente accattivanti. Allora, questo sembrerebbe un primo punto estremamente importante per i subacquei, mentre nella realtà è un punto importante per tutti, anche per i non subacquei, il controllo dell'assetto. Allora, noi subacquei sappiamo bene che è un aspetto importantissimo delle nostre immersioni, no? Non possiamo metterci in piedi sulle pinne e zampettare per tutto il fondale, perché faremo fuori un sacco di vita marina, di vita acquatica, sia vegetale che animale. Okay? E questo lo attuiamo in tantissimi modi, no? Stiamo attenti a fissare sempre bene le nostre fruste, stiamo attenti a tenere le pinne alte quando siamo vicini al fondale, insomma, attuiamo una serie di accorgimenti per cui riusciamo a controllarlo. È veramente importante perché a noi piace quando andiamo sott'acqua vedere tante cose grosse, no? Qualcuno di voi mi dice sempre: ma se è più piccolo di un megadentice che vediamo sulla Aven, non ne vale la pena, no? Non è vero, sono belli anche i nudibranchi, ve lo dirò ogni sera, ogni webinar, però il nudibranco è proprio una delle cose, non è una delle più piccole cose che possiamo trovare sott'acqua, ma è un buon esempio perché è una cosa che tutti bene o male avete visto, no? È questa lumachina molto piccola, molto colorata. Ecco, pensate quanto poco spazio occupa su un fondale marino. In una piccola area di un quadrato di mezzo metro per mezzo metro potrebbero essercene tantissimi. Se io poggio le mie pinne o i miei piedi su quel pezzo, posso spiaccicarne un sacco. Qualcuno so già che sta scrivendo sulle chat: ah, che bello, non vedo l'ora di farlo. No. Comunque ci sono anche esseri molto più piccoli, quindi strisciare sul fondale, pinneggiare contro il fondale può veramente uccidere tanti esseri viventi. Com'è che si applica in un subacquei? Beh, allora, soprattutto qua a Genova, chi non subacqueo non è mai andato in spiaggia, non è mai andato al mare, non ha mai preso una maschera con uno snorkel e ha nuotato. Ecco, anche quando si fanno quelle attività bisogna stare attenti a non danneggiare il fondale. Bisogna stare attenti a come ci si muove, bisogna stare attenti a quando si entra in acqua. I mesi scorsi abbiamo fatto un corso con l'Università di Genova. Il fondale sabbioso, che i subacquei spesso e volentieri tanto disdegnano perché è un fondo molto con molte poche zone interessanti a prima vista, no? È tutto uguale, tutto dello stesso colore, gli animali che lo popolano si mimetizzano molto, quindi sono difficili da notare, eppure proprio lì ci possono essere tantissimi esseri viventi. Allora ecco che se io entro dalla spiaggia e non me ne preoccupo, li calpesto. Quindi vedete che anche semplicemente andare al mare e entrare in acqua potremo fare dei danni. Quindi cercate di stare attenti e di controllare prima di entrare che non ci sia qualche cosa di strano, anche per non farvi male, perché se ci sono delle conchiglie, dei ricci e ve le piantate nel piede non è piacevole, ma soprattutto per non fare del male a loro. Quindi, cosa potremo fare noi nei prossimi 6 mesi come impegno per migliorare il nostro assetto? Beh, per esempio,
Potremmo intanto impegnarci quando finalmente riusciremo per i subacquei, quando finalmente riusciremo a tornare in acqua, beh, potremmo fare una pesata prima di iniziare l'immersione, no? Tanto per essere sicuri che non ci schiantiamo sul fondo e non spiaccichiamo nessuno. Nessuno intendo qualche animaletto e non qualche altro subacqueo, ma anche quello è da tenere in considerazione. I non subacquei cosa potrebbero dire? Beh, tra 6 mesi potremmo andare al mare, si spera anche un po' prima. Beh, quando vado al mare cercherò di fare snorkel, di fare qualunque attività in acqua, prestando attenzione all'ambiente, cercando di utilizzare bene le pinne, di non battere contro gli scogli con le pinne e via dicendo. Quindi fatevi venire in mente qualcosa che potreste fare, no? Ci diamo dei punti, una sorta di regolette, di fioretti e cerchiamo di applicarle, non subito che siamo a casa e non lo possiamo fare, però il prima possibile, ce lo diamo come obiettivo per quando sarà finita questa situazione. Essere una figura di riferimento. Qualcuno dirà: "E vabbè, ma questo lo devono fare gli istruttori, lo devono fare i dive master, le guide, no?" Oppure uno snorkelista lo dirà: "Beh, lo deve fare chi mi porta a fare l'attività, mica lo devo fare io." E no, tutti noi siamo coinvolti nella salvaguardia dell'ambiente. Allora, se io in qualità non di l'istruttore, ma in qualità di comune cittadino, butta la spazzatura per terra, non sto dando un esempio al mio vicino di casa. Se lui esce e mi vede buttarla per terra, dice: "Ma se lo fa lui, lo faccio anch'io." E così via. Quindi cerchiamo di essere noi i primi a dare l'esempio e a non fare attività che non vanno bene. Vedete che ci sono alcune foto di esempio, no? Un istruttore che ha stampato i 10 suggerimenti da seguire per i subacquei e probabilmente li appenderà al diving così che tutti li possano vedere. Ci sono dei ragazzi che su un prato hanno raccolto la spazzatura. Insomma, ci sono tante, tante possibilità abbiamo. E il Project Aware aiuta anche in questo, no? Fa un po' da cappello a tutte queste attività. Vi dà la possibilità di utilizzare il suo logo quando organizzate qualche attività a favore dell'ambiente e quindi, insomma, vi aiuta nella promozione per far sì che sempre più gente sia consapevole di questi problemi. Quindi, pensate, no? Io vi do qualche idea, però ce ne sono migliaia. Quali sono 3 cose da fare per diventare un modello di vita migliore per il pianeta? Sia che io sia un subacqueo, sia che io non lo sia. Cioè, io ve ne ho detta qualcuna, no? Non butto la spazzatura per terra, non lo fa nessuno. Bene, allora diciamola così, facciamo una buona raccolta differenziata. Questo è un obiettivo a volte non facile da seguire perché non è sempre semplice differenziare tutto. Possiamo darci come obiettivo di impegnarci di più in questo aspetto. Vi sto dando solo alcuni esempi, ma scopo del corso è anche stimolarvi per farvi pensare a queste cose e farvi venire delle idee. Cattura solo foto, lascia solo le bolle. Questo per noi subacquei è importante. Non ci portiamo mai via ricordi, non ci dobbiamo portare via le conchiglie, non ci dobbiamo mai portare via i pezzi dei relitti di cui parlavamo l'altra sera. Dobbiamo cercare di lasciare tutto come lo troviamo. E l'unica cosa che ci possiamo portare via sono le foto ricordo. È per quello che quando andiamo in vacanza, bene o male, tutti cerchiamo di avere una GoPro, una macchina, qualcosina per fare qualche foto, oppure sappiamo che nel gruppo c'è qualcun altro che le fa e siamo tranquilli che insomma qualche foto me la porto a casa perché poi me le passano, no? È l'unica cosa che dobbiamo portare via quando andiamo sott'acqua. Quindi, come possono le foto essere usate per far crescere la consapevolezza sui social media? Ci dice di identificare un nostro problema ambientale locale che ne trarrebbe beneficio. Beh, adesso faccio un po' la polemica, però lo facciamo già, noi facciamo le foto quando sott'acqua troviamo le reti o le lenze. Pubblicare sui social quella che è una criticità di alcuni siti di immersione è una cosa che può essere utile.
Perché se vengono segnalate c'è la possibilità che vengano tolte e che comunque aiutino gli altri subacquei ad evitarle. Okay? Ma questo aspetto può essere esteso non solo alle foto sott'acqua, ma anche alle foto fuori dall'acqua, no? Viviamo nel mondo della comunicazione, siamo fin troppo bombardati da comunicazione, quindi a volte è anche difficile distinguere da quello che è una notizia vera, da quella che è un fake, da quella che è un'immagine vera, da quella che non lo è, o che è fatta in una tale maniera per cui ci inganna, però se usate consapevolmente e se chi fa la foto la fa con onestà, possono essere utili perché si segnalano delle problematiche veritiere. Proteggi la vita subacquea. Questo è abbastanza facile da attuare, anche se a volte ci risulta un pochino più difficile. Perché? Perché ci sono alcuni animali marini che non ci verrebbe mai in mente di toccare. Un riccio, tendenzialmente, evito di toccarlo, giusto? Però magari se mi arriva la tartaruga proprio vicina vicina, io e la Lucy ci è successo alle Maldive. Proprio non toccarla, ti devi mordere le mani, perché magari è lei che viene lì e non la vuoi toccare, e no, non la vuoi toccare. Ricordatevi sempre che, per esempio, anche le cernie tendono ad avvicinarsi parecchio. Portofino, essendo area marina protetta, c'è una buona probabilità che le cernie diventeranno quasi come quelle di Lavezzi in Corsica. A Lavezzi le cernie, come tu entri in acqua, vengono a cercarti per essere toccate. Purtroppo, perché c'è stata una pratica non troppo positiva negli anni in cui queste cernie si avvicinavano e i subacquei le toccavano. Anche le guide promuovevano questa cosa perché era un aspetto caratteristico. Nella realtà si rovinano. Facciamo del male agli animali se li tocchiamo perché hanno una pelle delicata e quindi non è il caso di farlo. Ok? Idem per tutte le altre specie. State attenti, c'è una bella foto di un subacqueo con, secondo me, è una foca, non un leone marino, e loro sono molto curiosi. Ciao Jerry, ora vedo te. E sono molto curiosi, occhio però che mordono, quindi tante volte, anche se l'animale si avvicina perché è incuriosito dal subacqueo, state attenti a stuzzicarlo troppo perché la curiosità spesso e volentieri non hanno le mani per toccarvi e quindi hanno i denti. Ok? Quindi abbiamo visto delle interazioni con gli animali marini. Ragionateci, pensate a delle esperienze, magari poi domenica alle 18 che facciamo l'aperitivo, qualcuno ne può raccontare qualcuna, no? Interazioni positive e negative con animali marini. Io ne qualche ricordo ne ho, soprattutto per esempio delle Maldive, qualche ricordo di interazioni particolari ce l'ho. Ma per curiosità, qualcuno sta scrivendo nella chat? Perché io non ne vedo. Non vedo nessuno Sì, del scrivono, scrivono. Milano. Non ho capito. Scrivono, scrivono. Ah, io non li vedo i messaggi, però. Ma li rivedo io, lascia perdere, meglio non vederli. È meglio che io non li legga, va bene. Allora vado. Alice, volevo chiedere una cosa, ma Alice è Alice di Legnano? Rispondi pure sulla chat. Ah, ok. C'è l'Alice? Abbiamo una Alice, penso che sia Alice di Legnano. Vediamo. Jerry parla ma non si attacca al microfono, quindi non lo vediamo, non lo sentiamo. Adesso mi sentite? Sì, ora sì. Fanculo! Dai, non si fa. Vabbè, allora, se doveva andare Aspetta, sul sito pornografico, va faccio bene. Alberto. Facciamo cacciara, è meglio lasciare. Jerry, devi Chiudete i bere meno. microfoni e basta. Quello era Luca. Quindi, torniamo a noi. Diventa un attivista contro i detriti. Vi dicevo prima, la spazzatura, tutta la spazzatura che produciamo, se non è correttamente smaltita, e in qualche caso anche quando lo è, ahimè, o quando sembra che lo sia, finisce in mare e finisce in bocca alle povere tartarughe che io e la Lucy tanto adoriamo e che Jerry non sopporta.
loro se le mangiano, gli viene mal di pancia, diciamo così, e finiscono spiaggiate morte. Quindi è veramente importante. Cioè addirittura c'è stata una campagna negli anni scorsi che era adotta un sito di immersione e gruppi di subacquei adottavano, proprio prendevano sotto la loro ala protettrice un particolare sito di immersione e lo pulivano. Lo tenevano pulito costantemente. Questo si può fare per un sito di immersione, ma si può fare anche per la spiaggia sotto casa, per il parco sotto casa, no? Per un ambiente a cui teniamo e che vediamo che versa in stato di degrado. Lo so che abbiamo l'AMIU, le istituzioni, tutto quello che volete, però se siamo cittadini un po' più responsabili, un po' più consapevoli, non ci fermiamo a dire ma non è compito mio, c'è qualcuno preposto. Beh, però a noi se troviamo una carta per terra, tirarla su, ci mettiamo 0 secondi e non ci costa niente. Quindi a volte quella piccola cosa che possiamo provare a fare può veramente fare la differenza, perché tornando a prima, che dobbiamo essere un esempio per gli altri, se uno lo fa, tutti magari poi ci seguono e lo fanno anche loro. Ed ecco lì che il lavoro dell'AMIU è facilitato, perché trova meno spazzatura in giro e le basta svuotare i bidoni. Ok? Vi faccio vedere un simpatico video, mi spiace solo in inglese, però penso che più o meno tutti lo dovreste capire. The ugly journey about trash. Marine debris is the rubbish of our everyday lives that makes its way into our ocean. Rubbish travels from towns and cities, over land, down streams, rivers and storm drains into the ocean. It also contaminates our beaches and favorite recreation sites. Once in the ocean, it can drift for thousands of miles to some of the most remote ocean places, leaving a wake of destruction in its path. Who is responsible for this ugly journey? All of us. Our modern-day obsession with plastic is destroying our environment. Globally, annual plastic production has boomed from 1.7 million tons in 1950 to almost 300 million tons today. And if this trend continues, as much as 250 million metric tons of plastic could make its way into the ocean by 2025. All of this rubbish comes at a cost. Plastics alone cost approximately $13 billion a year in environmental damage. But it's not just our economy that it's hurting. Every year, thousands of marine species fall victim to our trash. 95% of northern faunas found washed up dead in the North Sea have ingested plastic debris. All 7 sea turtle species, over half marine mammal species, and almost 2/3 of all seabird species have been injured or killed by our trash. That's almost 400 different species that have ingested or become entangled in marine debris. In 92% of cases, plastics are the culprit. Our trash hurts the most vulnerable too. More than 1 in 10 species that have fallen victim to marine debris are threatened with extinction. Where does all our rubbish end up? As much as 70% of marine litter has been estimated to end up on the seabed. But there is good news. Scuba divers everywhere standing up to the onslaught of debris. Things on and off. We're removing debris. Water and logging the data to influence change at all levels. On land, we can work together to stop rubbish from entering the ocean. We can help inform community action, drive changes in infrastructure and waste management policies, and identify local solutions. Don't let your dives go to waste. Dive against debris. Together, we can help prevent and clear up this mess for a clean, healthy ocean planet. Fine. Allora, penso che sia carino, anche se, solo, se l'hanno fatto solo in inglese, penso che i dati siano abbastanza chiari, soprattutto i dati dei numeri, che sono abbastanza indicativi. Project Aware fa proprio queste cose, no? Crea dei materiali che siano estremamente semplici da capire, che siano facilmente condivisibili e che possano sensibilizzare le persone. Sapere che il 92% degli animali che hanno un problema è perché hanno mangiato della spazzatura è una percentuale importante. E quindi penso che possa fare la differenza se lo sappiamo per comportarci di conseguenza. Il Dive Against Debris è un'attività che Project Aware promuove e si possono organizzare. Noi avevamo in realtà nell'idea di farlo, ma chissà quando a questo punto.
però si possono organizzare delle attività contro la spazzatura, quindi delle pulizie fondamentalmente, e inviare i dati al Project Aware, e loro ottengono un archivio che è consultabile di tutte le attività che vengono svolte nel mondo. Quindi che cosa puoi fare per ridurre i rifiuti marini negli ambienti subacquei? Beh, tantissime cose, no? Ma banalmente tutti cominciamo a fare meglio la differenziata a casa e a guardarci un po' più intorno e vedere che cosa c'è che non va su questo aspetto. Questa invece è una cosa un po' più particolare, è state anche attenti a che pesce mangiate. Quando mangiate il pesce sarebbe bene che controlliate bene le etichette. Ora io noto che anche sui social questo aspetto è abbastanza sentito, si fa spesso riferimento a questi problemi, si segnala quando ci sono delle indicazioni poco corrette sulle etichette, quando ingannano, e quindi è quello che vi diciamo, leggete bene le etichette, perché anni fa c'era il caso in cui si diceva che nelle scatolette di tonno c'era il delfino, perché la carne di delfino era molto simile a quella del tonno, quindi ora senza arrivare a eccessi del genere, però tante volte nei mercati del pesce di tutto il mondo si possono trovare pezzi di squalo venduti come altro, vendute come trance di pesce spada o vendute come trance di pesce normale. Avere un occhio un po' più attento e leggere bene i nomi, ci sono alcuni nomi che in realtà altro non vogliono dire che squalo. E quindi sarebbe bene non mangiarle, perché ci sono pochi squali e invece l'oceano ha bisogno che ce ne siano tanti di più per mantenere gli equilibri della catena alimentare, gli equilibri della biodiversità. Quindi, dove posso scoprire se il pesce è sostenibile nel mio mercato locale? E beh, informandomi, andando un po' su internet a vedere quali sono le etichette che possono nascondere un'identità sbagliata del pesce, e poi quando vado al mercato guardando le etichette, vedendo che cosa trovo. Agisci. Noi adesso, il motivo principale per cui facciamo queste lezioni, in realtà, detto proprio chiaro, è perché abbiamo voglia di vederci la sera, anche se solo da lontano e non di persona. Perché vogliamo impegnarci in qualcosa e non pensare a quello che sta succedendo fuori di casa, e perché comunque se ci distraiamo siamo un pochino più volentieri in casa, visto che penso tutti non ne possiamo già più e dobbiamo comunque starci, no? Quindi stiamo cercando di creare queste attività alternative, perché altrimenti forse difficilmente qualcuno di voi avrebbe seguito un corso Project Aware, un po' per noi che non lo proponiamo, ma un po' anche per voi che magari se ho dell'altro da fare non lo seguo. Quindi invece, già che abbiamo la possibilità di farlo, impariamo che possiamo veramente agire. Oltre a seguire il corso, possiamo poi fare tante cose. Qui ci sono alcune foto di episodi, cioè c'è la pulizia di un fondale, c'è la pulizia di una spiaggia, c'è una foto di Adopted Eyesight, quindi hanno adottato quel sito di immersione. Anche, io vi ripeto, anche cose più semplici, anche cose che possiamo fare adesso, come il discorso della differenziata mentre siamo a casa. Oppure quando finalmente ricominceremo a fare tutte le nostre altre attività, metteremo in cantiere anche un'attività di questo tipo, vera e propria, tutti insieme, all'aria aperta, senza il metro di distanza obbligatorio. Così cercheremo di riprenderci da questa quarantena. Ovviamente se partecipate. Quindi pensateci, io vi ho dato alcune idee, però cosa possiamo fare per passare veramente all'azione? Abbiamo un po' di tempo a casa? Direi parecchio, per pensarci e per quando finalmente potremo uscire, essere pronti e fare effettivamente qualcosa. Approfittiamone. Comportati da ecoturista è un altro aspetto un po' importante, no? Quando andiamo in giro per il mondo, cerchiamo senza eccessi, però cerchiamo magari di andare in quei posti dove la salvaguardia dell'oceano e dell'ambiente in generale è tenuta in considerazione. Ora qua addirittura fa vedere
dei resort, delle casette con i pannelli solari. Ora, senza che dobbiate andare a prenotare il villaggio solo sulla base del fatto che abbia delle fonti di energia rinnovabili che lo alimentano, però banalmente, cioè, cerchiamo di cercare di trovare dei tour operator, delle barche diving che sappiano che veramente tengano l'ambiente, no? Che non buttino la spazzatura in acqua. Noi quando siamo andati alle Maldive, le guide italiane ci dicevano: tutto quello che di plastica portate, riportatevelo a casa, perché qua non sembra, perché non ve lo fanno vedere mentre siete qua, ma come voi sbarcate, buttano la spazzatura in mare. Ecco, questo non è bello, cioè cerchiamo di scegliere, cioè, lo so che è difficile, è estremamente difficile, noi ci siamo andati lo stesso alle Maldive, ci siamo riportati dietro i bottiglini di shampoo, tutte le cose di plastica che avevamo portato, non è che abbiamo deciso di non andarci, no? Però anche il fatto che uno comunque rimetta in valigia tutto quello e loro vadano in cabina e non trovino nessun rifiuto di plastica può farli pensare, no? Può dare quell'là per fargli capire che hanno un tesoro e lo stanno trattando male. Ok? Quindi, come cercare le destinazioni per un'ecovacanza? Beh, abbiamo internet, basta che quando cerchiamo di prenotare una vacanza diamo un'occhiata alle caratteristiche del resort, facciamo un'indagine un pochino più approfondita del guardare solo le foto che ci piacciono di più, ecco. Però penso che tutti lo facciamo. Riduci la tua impronta di carbonio, quindi facciamo tutte quelle cose a casa, soprattutto a casa più che sott'acqua, che riducono la produzione di anidride carbonica. Okay, questo è per il cambiamento climatico. Io ripeto, non mi smetterò mai di dirlo, non credo che la lucina del televisore lasciata accesa crei un impatto così grande come una nave in porto. Rimango fermamente e non sono contraria alle navi in porto, perché credo che l'economia debba andare avanti e credo che servano. Nello stesso tempo dico, beh, però qualcosina nel nostro piccolo la possiamo fare, no? Non lasciare le luci accese, cioè, qualche piccola idea per limitare un pochino i consumi, senza privarci di nulla, no? Senza esagerare. Quindi di nuovo, nei prossimi 6 mesi cosa potremo fare per ridurre il nostro impatto ambientale? Proviamo un po'. Vuol dire produrre meno plastica, quindi magari acquistare più alimenti sfusi, più prodotti sfusi in generale, anche per la casa, per la pulizia, in modo tale che meno plastica vuol dire meno necessità di poi smaltirla, quindi provocando inquinamento. Vuol dire... magari usiamo meno la macchina e andiamo più a piedi o andiamo in bicicletta. Adesso non si può fare, però può essere un'idea per produrre meno inquinamento. Quindi tutte piccole cose così, che sono veramente piccole, sembrano tanto piccole, ma nell'insieme potrebbero effettivamente generare il cambiamento. Poi se continuiamo così con la quarantena, può anche darsi che il problema del cambiamento climatico lo azzeriamo in una maniera più drastica, però speriamo di no. Restituisce alla comunità. Cosa vuol dire? Tutto l'ambiente che noi salvaguardiamo va a beneficio nostro sicuramente, ma anche di tutte le generazioni future. Quante cose noi di adesso non vediamo che hanno visto, adesso io faccio riferimento ai miei nonni, ai miei bisnonni, voi magari andate indietro un po' di più, qualcuno che non si offende ovviamente, però cioè, tutto quello che facciamo per mantenere l'ambiente poi rimane a beneficio delle future generazioni. Le Maldive che stanno sprofondando, quello lì è un problema su cui probabilmente possiamo fare poco, perché è dovuto al cambiamento climatico che difficilmente riusciremo a invertire. Potremmo forse rallentarlo, ma non, è un processo che hanno già detto gli scienziati, non è reversibile, no? Però magari evitare che si formino le isole di plastica in mezzo all'oceano, forse lì ci possiamo lavorare un po' di più. Quindi cerchiamo degli obiettivi abbastanza raggiungibili e proviamo a fare del nostro meglio nel nostro piccolo per aiutare la comunità a raggiungere quell'obiettivo. Quindi pensiamo come possiamo diventare parte del movimento per la conservazione dell'oceano.
se proprio vogliamo, un metodo semplice semplice è una donazione al Project Aware. Loro sono tanto contenti in quel caso ed è una cosa estremamente più semplice. Io spero che questa lezione serva invece a farvi pensare a qualcosa di più, a decidere di fare un passettino in più che non sia solo dare qualche euro. Come vi dicevo, oggi fondamentalmente parliamo di 10 consigli per aiutare i subacquei a proteggere l'ambiente sottomarino. Io ho messo qua una 4 di questi consigli, che è carino, magari chi va a scuola, tipo se c'è Alice collegata, lo può portare alla maestra, lo possono tenere in classe. No, l'Alice non è la nostra Alice, è un'altra Alice di Pavia. Va bene, Alice di Pavia. Comunque, chiunque abbia contatti con delle scuole può sicuramente far portare questo materiale. Ripeto, projectaware.org, li trovate tutti, sono in italiano questi, sono per tutte le lingue, quindi potete scaricare quelli in italiano, ed è carino se si danno soprattutto alle giovani generazioni, e ci sono in tutti i formati. Addirittura ci deve essere la 2 di questo, che è fin eccessivo, però l'hanno fatto proprio per dare la possibilità a tutti di utilizzarli. Ripasso delle conoscenze. Allora, in realtà, in questo caso a tutti voi vogliamo dire questo. Il ripasso delle conoscenze di questo corso è il vostro action plan, il vostro piano di azioni che volete fare per la salvaguardia dell'ambiente. Prendiamo un foglio, il telefono, no? E scriviamo che cosa vogliamo fare, un fioretto, qualcosa da seguire, che vogliamo fare nei prossimi mesi per la salvaguardia dell'ambiente. Io poi, ovviamente, a chi vuole il brevetto mando anche un ripasso delle conoscenze vero, così nel dubbio, casomai vi passasse la voglia di fare i ripassi delle conoscenze. Restate connessi. Iscrivetevi al projectaware.org, basta, vi potete iscrivere alla newsletter in modo da ricevere le news, arrivano da tutto il mondo ovviamente perché raccolgono dati da worldwide loro. Seguiteli sui social media perché sono attivi, attivissimi, hanno sia Facebook, Instagram che Twitter, e potete, quando fate qualcosa per la salvaguardia dell'ambiente, usare l'hashtag projectaware per far sapere a loro che state facendo qualcosa seguendo le loro indicazioni. Brevetto, siamo quasi alla fine, eh? Sono stata abbastanza, sono stata velocissima. Questa serata è stata un po' così, anzi adesso magari se avete voglia potete a turno aprire i microfoni, ognuno dire se ha qualche idea particolare, diversa da quelle che ho detto io, o se ha qualche particolarità particolare, qualche cosa particolare che vuole segnalare. Però vi do... che poi magari faccio io da moderatore e apriamo i microfoni uno per volta. Sì. Ci bestia. Però per quello che riguarda il brevetto, se qualcuno ha piacere, subacqueo o non subacqueo, perché non è previsto di essere subacqueo per fare questo corso, ricevere il brevettino che attesta che ha partecipato al corso, deve mandarmi un messaggio in privato con chi conosco, dirmi che vuole il brevetto, chi non conosco mandarmi i suoi dati anagrafici, perché mi serve nome, cognome, data di nascita, eccetera, eccetera, e l'indirizzo a cui vuole ricevere il brevetto, perché ovviamente poi gli viene spedito. Questo brevetto per i subacquei costituisce un credito per la certificazione Master Scuba Diver, quindi Open, Advanced, Rescue, che sono interessati. Il brevetto Master Scuba Diver è una sorta di riconoscimento a chi ha raggiunto un certo livello di esperienza, ed è il più alto grado di riconoscimento che può avere un subacqueo non professionale. Quindi per averlo bisogna essere rescue, quindi dovete comunque progredire nell'addestramento, ma dovete anche avere 5 specialità. Questa può essere una delle 5, quindi se qualcuno vuole andare avanti con le sue certificazioni, cosa che spero, può chiedere questo brevetto e concorre al raggiungimento dei requisiti per il Master Scuba Diver. Ne facciamo un altro sabato di corso di Project Aware, non è lo stesso, è il Coral Reef Conservation, vale anche quello, e quindi sabato 21 alle ore 17 vi aspetto di nuovo, ovviamente. Parentesi, Padi ci è venuta incontro per il discorso del coronavirus, sapendo che siamo in questa situazione di difficoltà
e che avremmo dovuto trovare delle attività per tenere coinvolti i soci, ci ha concesso di emettere queste certificazioni al prezzo di 15 euro, che è quello che noi le paghiamo a loro, invece che i soliti 40 per un PIC.